Ciao a tutte, sono Roberto Gindro e sono il fondatore di farmacocura.it e sono qui oggi perché invitato dalla redazione di My Personal Trainer per provare a rispondere a quelle che sono le domande più frequenti che ricevono in redazione. Ma partiamo subito. Una delle domande più gettonate è cosa sia l'indice di massa corporea. Se ne sente parlare un po' dovunque. L'indice di massa corporea, o BMI se vogliamo utilizzare l'acronimo inglese, è una misura, almeno secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dello stato nutrizionale di un paziente, ma possiamo molto più semplicemente immaginarlo come un metro di valutazione della normalità del nostro peso corporeo. Ma normale rispetto a cosa? Beh, per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un passo indietro per andare a scoprire con quali obiettivi sia stato sviluppato. L'idea era quella di disporre di uno strumento intuitivo, facile, alla portata di tutti, per valutare in termini di aspettativa di vita quelli che sono i fattori di rischio cardiovascolari, metabolici e in generale di tutte le patologie legate a sovrappeso e obesità per la popolazione. Disponiamo infatti di un'abbondante letteratura scientifica, peraltro di buona qualità, che correla più o meno proporzionalmente il valore di indice di massa corporea con lo sviluppo di questi fattori di rischio. Quindi quello che abbiamo ottenuto è uno strumento perfetto? No, assolutamente no, soffre di evidenti limiti piuttosto noti, non tiene ad esempio conto di parametri come età, sesso e costituzione fisica, però l'immediatezza di calcolo e la facilità con cui può venire interpretato lo rendono un ottimo screening a livello di popolazione. Un altro dubbio che ci segnalate molto frequentemente su tutti i canali social è come si calcola il BMI? Allora, su My Personal Trainer trovate un comodo calcolatore che vi risolve il problema. Ma vediamo dal punto di vista matematico come viene calcolato. Si tratta semplicemente di calcolare il rapporto tra il peso di un individuo, misurato in chili, e la sua altezza, misurata in metri, al quadrato. Facciamo un semplice esempio. Pensiamo a una persona alta 1,80 m per 75 kg di peso. Il suo BMI sarà pari a 75 diviso 1,80 al quadrato. Come noi interpretiamo il valore numerico così ottenuto? Possiamo fare riferimento ad alcune tabelle che troviamo in letteratura che suddividono il peso in base a diverse categorie. Abbiamo di solito, con piccole varianti, tre fasce di sottopeso, normo peso e tre fasce di sovrappeso e poi obesità. Questo ci permette di farci un'idea molto rapida, seppure con qualche limite, del nostro stato nutrizionale. Posto che anche il sottopeso è considerato un fattore di rischio di salute, prova ne è il fatto ad esempio che in giovani donne in grave stato di sottopeso soffrono facilmente di irregolarità mestruali, a testimonianza che il corpo è in qualche modo in sofferenza, il BMI è più noto e più utilizzato per il calcolo dei fattori di rischio legati al sovrappeso. D'altra parte, come abbiamo detto prima, soffre di alcuni limiti piuttosto noti. E per parlarvene farò riferimento a un esempio. Pensiamo a Ibrahimovic, il calciatore. 1,95 di altezza per 95 kg di peso. Bene, il suo BMI è circa 25, praticamente sovrappeso. Allora, a parte il fatto che non avrei mai il coraggio di andare a dirgli che è sovrappeso, questo ci permette di evidenziare i due grossi limiti di cui soffre il BMI. Il primo è legato alle misure di altezza un pochino più estreme. Persone un pochino più alte della media, un pochino più basse della media, vedono la valutazione del proprio peso rispettivamente sovrastimate, cioè persone alte sono più facilmente considerate in sovrappeso, anche quando non lo sono, e viceversa, nei casi di altezza inferiore alla norma, vedono il proprio peso leggermente sottostimato. Secondo grosso fattore limitante del BMI è legato alla massa muscolare, come può essere un atleta professionista come Ibrahimovic o un bodybuilder o anche solo un atleta amatoriale in un buono stato di forma. Il peso in eccesso, ma legato alla massa muscolare, quindi tutt'altro che un fattore di rischio, viene in realtà messo nel calderone del peso corporeo totale e quindi più facilmente correlato a uno stato di sovrappeso, ovviamente inesistente. Un esempio ancora più estremo è quello definito da Tyson, Mike Tyson, il pugile. Non so se ve lo ricordate, probabilmente se ve lo ricordate e vi state sentendo un po' vecchi come mi sento io. Bene, durante uno dei suoi incontri più famosi, il primo con Holyfield, poteva vantare per un'altezza di 1,78 102 kg di muscoli, per un BMI pari a 32, obesità. È chiaro, è ovvio. Un pugile professionista è tutto fuorché obeso e tutto fuorché un soggetto a forte rischio cardiovascolare.
ma d'altra parte questo è testimonianza dei limiti del BMI nelle categorie più estreme. Limiti che si evidenziano anche in altri tipi di categorizzazioni, per esempio le donne a parità di altezza rispetto agli uomini hanno in genere una massa grassa leggermente superiore, così come gli anziani rispetto ai giovani, a parità di altezza e peso soffrono di una massa grassa leggermente superiore. E quindi come la risolviamo questa apparente incongruenza? E qui arriviamo alla terza vostra domanda. Come calcoliamo un valore di BMI più preciso? Ottima domanda. Alcuni autori hanno consigliato di inserire nel computo del BMI anche la struttura ossea dell'individuo e per stimarne la struttura ossea possiamo ricorrere a due misurazioni. Circonferenza del polso, che ci permette di stimare con buona approssimazione la costituzione di un individuo, esile, normale piuttosto che robusto. E il tipo morfologico, brevilineo, normale o longilineo, grazie alla misura della costituzione che abbiamo appena visto, in rapporto a sesso e altezza. Quello che otteniamo grazie a specifiche tabelle è definito BMI fisiologico desiderabile, ossia una sorta di obiettivo proporzionale al nostro tipo di costituzione e alla nostra altezza, che purtroppo però anche in questo caso nulla può con evidenti differenze di muscolatura. E i bambini? Come la mettiamo con i bambini? E qui arriviamo alla domanda successiva. E per i bambini? Il BMI vale anche per loro? La risposta è sì. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità possiamo servirci del BMI anche per la popolazione pediatrica e non solo, dai 5 ai 19 anni. Il calcolo rimane sostanzialmente lo stesso, quindi peso in chili fratto altezza misurata in metri al quadrato. Quello che cambia un pochino è il modo in cui andiamo a calcolare il risultato. Non più tabelle standard come abbiamo visto prima, quelle degli adulti, ma tabelle o grafici a seconda dello strumento utilizzato, ma su My Personal Trainer trovate tutto, che ci permettono di confrontare il risultato ottenuto per popolazione di pari età e pari sesso. Concludiamo questa rapida disamina con una domanda un po' più di nicchia, ma che ci avete fatto in tanti. Che cos'è il nuovo BMI? Il nuovo BMI, il nuovo indice di massa corporea, è una possibile risposta data da alcuni dei ricercatori dell'Università di Oxford a uno dei grossi limiti evidenziati prima dal BMI, ossia il fatto di sovrastimare o rispettivamente sottostimare il BMI in soggetti particolarmente alti o particolarmente bassi. In questo caso il calcolo numerico si complica un pochino, ma a giudizio dei ricercatori non è più un grosso problema, proprio grazie ai calcolatori online così diffusi. La nuova formula diventa 1,3 per peso misurato in chili fratto altezza sempre misurata in metri, ma questa volta elevata a 2,5. Quello che si ottiene è un indice di massa corporea valutabile, come siamo abituati a fare, quindi con le tabelle standard, ma che meglio si adatta a valori di statura particolarmente elevate o particolarmente basse. E con questo io vi ringrazio per l'attenzione, continuate a mandarci tutte le domande che volete tramite i consueti canali social e nelle prossime settimane farò del mio meglio per rispondere a tutte le domande. Grazie mille e al prossimo video.